Buongiorno, buongiorno e buona domenica a tutti, buon 2017 a tutti gli sbordoniani. Bronze League, settimana 13, giornata 13, prima partita, saranno tre, rinviata Palermo PDA. In campo per l'esordio in questo 2017 per la Bronze League ci sono Atletico Madrid e Red Bulls. I Red Bulls sono la quarta forza del campionato di Bronze League con 16 punti. Ne hanno 22, la seconda e la terza, ne ha 25 la capolista Galacticos, accidenti PSG nel mezzo. La formazione del Atletico Madrid invece è la sesta forza della Bronze, a quota 10 punti, ci sono 6 punti che dividono queste due squadre, a 15 ci sono quelli del Wimbledon al quinto posto, le ultime due sono PDA e poi Palermo, Palermo con soli 4 punti. E allora le formazioni... I Red Bulls schierano con Paionico, Mele. Tanto si chiama Scato, la palla dentro, colpo di testa. Dicevamo Mele, Mannalà, intanto Paionico. Dicevamo a sinistra Scatola, centrocampo con Minieri. Perché Mannalà gioca a centrocampo con Minucci in attacco, Bomber Guarino, il capocannoniere della Bronze League. Mario, torna, non rimani avanti. Il patetico Madrid schioppa Solimine Falvo e Mister Orabona, che ci fa in mezzo al campo non si sa. Si attende Ndedi che è nello spogliatoio, intanto lui gioca a sinistra. Centrocampo con Lixia e Di Somma, più avanti De Rosa. Eccolo là, che ora muore. La temperatura dice 0 gradi all'Avion. Anche ieri un freddo glaciale. Oggi almeno c'è un po' di sole. Seguiamo questo lancio di munizione dove va Mannalà. Va Mannalà col sinistro, rimane lì. Col destro poi Minucci. E allora il lancio di Solimene nel vuoto. Scatola, Falvo ringhia, rinvia Mele. Falvo con le mani, De Rosa. Falvo pensa al tiro e poi spara su Guarino. Sbaglia Solimene, Minucci, palla dentro. Calcio d'angolo ancora per i Red Bulls. Occhio, Scatola. Colpo di tacco, Minucci. Va Minucci, entra in aria. Col destro schioppa, porta vuota, palla in rete, ha segnato Scatola, 1-0 Red Bulls. Stavo facendo la foto con la macchina fotografica, golasso di Di Somma, pareggio del patetico Madrid col sinistro da battuta diretta, Paionico leggermente fuori dai pali, palla comunque all'incrocio, era un bel gol, peccato perché avevo deciso di fare una foto. Incredibile. 1-1, mister, per il patetico si tratta di una partita abbastanza impegnativa questa, anche perché i punti in classifica scarseggiano. Il gol di Di Somma, mister? Bel gol. Lo paghiamo per questo, dice. Esatto. Lo pago per questo. Occhio schioppa col brivido. Sì, non c'è l'azione che gli hai spiegato tu. Vedi che va. Richard con la punta. Manco esce. E dobbiamo rettificare anche... Scusa Tavassi, ti abbiamo chiamato Paionico finale, ma quando me lo dici sto sbagliando? Tavassi, Paionico e dell'accidenti. Siamo appena tornati, due settimane di pausa natalizia, dobbiamo riprenderci. Di Somma, palla dentro per Ndedi, gioca molto più avanzato qui Ndedi. Video contro video, mister. Vedi come funziona. Ciao mister. Lancio lungo, Minucci, controllo, poi Lixia recupera. Ancora Minucci, fallo. Calcio di punizione, va Mannalà. Fischio dell'arbitro, va Mannalà col sinistro, palla morbida. Solimene, poi De Rosa. Lancio di Falvo errato. Sempre 1-1, Mannalà. Rischia e perde la sfera. Ndedi prova la gran giocata, non riesce. Solimene. No, scusate, Lixia, De Rosa. Prova il pallone che passa. Di Somma. La rimessa è sua. Arriva Falvo.
Palla per lui. Falvo, controllo, parte il destro, deviato. Rimane Limile. Lixia col destro, murato anche lui. Manna là, soffia il pallone. Supera metà campo, prova ad andare. C'è Minucci, c'è un fallo. Manna là, palla per Mile. L'1-2, porta il pallone ancora. Manna là, carica il destro, murato, De Rosa, Dedi, triangolo, che porta il pallone a Di Summa. Recupera Mile. Con l'esterno pescato la Red Bulls dopo più di un mese senza vincere. Erano a quota 13 punti da veramente tanto tempo. Poi prima della pausa sono riusciti a portare a casa e tornare alla vittoria, portando a casa i 3 punti dopo un'eternità. Qui Falvo che va, prova in porta. Minucci salta Solimene. Minucci fuori. Possesso per il patetico. Palla per De Rosa. Sale un po', si aggiusta anche il pantalone mentre corre. Palla al piede. Non da pochi, direi, questa abilità. Falvo. Di Summa. Dedi. Col destro. Vai, vai, vai. Minucci. Controllo. Parte il destro. Largo. Mi sono rabona quest'oggi in versione allenatore con Cam. Con diretta. Su Facebook c'è la cava che ci segue da casa. Intanto Guarino. L'anna dentro. Occhio Minucci. Controllo e destro. Palla in rete. 2-1 per i Red Bulls. Ancora Minucci. L'acquisto più devastante di questa Bronze League in questa seconda parte di campionato. Tavassi non perfetto sulla battuta ancora di Summa. Ancora a smanacciare qua però il portiere dei Red Bulls. Falvo che smadonna. Lixia con le mani. Palla dentro. Di Summa, controllo. Minucci ruba il pallone. Parte ancora lui. Minucci contro due. Arriva Falvo e chiude la diagonale. C'è anche l'anna che soffia al destro poi. Scatola. Ancora scatola, la finta. Prova ad andare, l'ultimo tocco è di Summa. Rimane lì il pallone, ancora Guarino, carica il destro, prova a passare, riesce, roulette improvvisa, rimpallo, schioppa. L'anna controlla, parte il destro, sbilenco, calcio, anzi no, non è stato deviato. Arriva Lixia, bravo nel recuperare il pallone, poi però lo regala Scatola che parte, ancora il contropiede, Scatola si allunga, rientra, Falvo. Guarino che va, contro due, Solimene, palla sull'anna. Destro! Palla Guarino che affronta Falvo, lo salta. Ancora Guarino. Rientra. Palla dietro. Manna là. Non è destro. Serve Minieri. Prova lui. Solimene. Poi in Dedi. Prova il contropiede il patetico. Con Dedi che cambia. C'è grande intervento di Scatola. Che recupera l'ultimo secondo su Di Summa. Dedi calcia. Calcio d'angolo. Dalla bandierina van Dedi, c'è Falvo. Dedi però sceglie la soluzione sul secondo palo, colpo di testa di Lanna, rimane lì Di Summa altissimo. Dedi cerca Di Summa, Scatola litiga ma riesce a tenere la sfera. Gran palla per Guarino. Solimene, roba da pazzi con schioppa che sbaglia tutto. E allora Scatola. Fronte Di Summa. Ancora Scatola. Prova a rientrare. Mannala. Cambia. Direzione Minieri. Saltando Dedi. Non Lixia. Mannala. Scatola. Buona la rientranza. Poi col destro sinistro. Mannala. Salta Di Summa. Rimane lì il pallone. Sale in cielo Mile. Minieri con la, col guizzo. Bravo. Scatola ancora. Pensa al tiro. Traversa, anzi incrocio dei pali. Con un gran destro Scatola ha sfiorato l'Eurogol. Non è finita. Mannala ancora. Si gira, calcia col sinistro, schioppa. Lixia con le mani. Sale Di Summa. Mannala. Buono il numero. Poi Guarino che prova ad andare. Schioppa. Termina il primo tempo. Puntuale. Molto puntuale direi. Vai.
Comincia la ripresa, Red Bulls e Atletico Madrid sono sul risultato di 2-1, vero mister? Sì, sì. Per i Red Bulls, in questa giornata numero 13 in Bronze League, settimana numero 13 nell'ottava edizione Sbordone League, esordio nel 2017. E allora, Minieri, manna là, bello il tocco per Lanna, parte Lanna, c'è Guarino dentro, palla per lui! È uscito Schioppa per il patetico, è entrato Donadoni. Giusto per rimanere in tema ignorante. Ci si. Occhio a pallone per Guarino, Donadoni esce. Di somma. Ruba il pallone scatola, l'ultimo tocco è proprio del giocatore del Patetico Madrid. Allora la rimessa è per Marco Scatola. Che va con le mani, palla per Mannalà. Che vince anche il rimpallo, forse è doppio. È così? Prova dentro, c'è Minieri. Contro un Dedi, ancora Minieri. Lixia. Donadoni. Sembra ristabilito, ieri ha avuto un infortunio. Va bene. Come va Tony? Il freddo di questi giorni non aiuta sicuramente. Comunque Donadoni sembra ripreso. Solimene. Falvo. Contacco, giocata alla Royce. Ma la sua maglia. Si scambia qui Solimene, Donadoni. Solimene, giocata errata. Mannalà rientra. Prova. Ancora il Red Bulls, vediamo Minieri che la tiene. Bello il pallone per Lanna. Col destro Solimene. Non è finita, sì. La rimessa è per i Red Bulls. Ancora con Lanna. Si fa vedere Guarino, palla per lui, si gira Sergio. Occhio al destro, prova Donadoni. Prova a ripartire il patetico, di somma. Bello il tocco per Ndedi che entra in area, Ndedi. Finta ancora. Balla un po', di somma, tutto solo. Rete! Pareggio patetico, di somma, doppietta. Pareggio del patetico, assegnato di somma, doppietta per lui. Buon lavoro di Richard Ndedi su quell'azione. Intanto ragazzi, non sia mai, se ne va il sole, è finita. Bene, esce bene Lanna, ultimo tocco il suo. E finalmente Mister Rabona entra nei panni di coach ufficiale, posando quella cam per la cava. Inizia a dare indicazioni tattiche anche abbastanza interessanti. Manna là, larga la scatola. Di somma. Dedi dalla bandierina. Occhio dentro, palla dietro, è uno schema. Falvo non controlla però. Poi Minucci viene fuori, ancora lui, bello il tocco, Minieri tutto solo, col destro, traversa. Poi Minucci alza un pallone, si coordina, Guarino, gran numero. Ancora Guarino, entra in area, palla dentro, Falvo. Pallone che rimane lì, se la cava il patetico. Calcio d'angolo, scatola per i Red Bulls. Sul primo Donadoni esce bene, poi palla per Di Somma, tocco per De Rosa, si stende la formazione in casacca verde mixata a magliette casuali, quella è patetico. Falvo, Mele recupera, ancora scontro Mannalà, De Rosa con Mannalà che viene fuori due volte, ancora lui, occhio, cade Solimene. Che pasticcio, Guarino, palla per Mannalà, non è destro, si vede, ma roulette comunque fantastica. Lixia sbaglia tutto, regalando la rimessa agli avversari, ancora Lixia. Ndedi, palla che non passa. Ancora Lixia. Palla in avanti, di somma, controllo, dentro, Dedi, finta col destro, Tavassi. Dedi, morbida, Tavassi, quasi pasticcio ma recupera. Minieri però, servito male perché ingabbiato da tre avversari, se la cava egregiamente, servendo anche Mannalà nello spazio, parte lui, tocco errato. Falvo,
Rischia col brivido. Va sulla sinistra. Prova la porta. Occhio qua, quasi errore. Più orrore. Se la cava in qualche modo scatola. Sbaglia ancora l'X a controllo. Almeno il quarto, quinto controllo che sbaglia. Palla ancora dentro, salta Solimene, palla alta. Minucci la trova all'ultimo De Rosa. Minucci entra in aria col destro. Dedi cerca il cross con le mani. Poi arriva Miniri, mette giù il pallone, carica testa bassa per andare più avanti possibile. Rientra su Di Somma, doppio slalom. Arriva anche Ndedi, Mannala. Anche lui prova le gran giocate, poi però perde la sfera. Di Somma scende di 2 contro 2. Ndedi prova lui, Tavassi cosa ha preso. Non è finita, ancora Ndedi. Controllo maldestro. Recupera Di Somma. Occhio al mancino, palla nello spazio. Ndedi, Tavassi. Grande partita ora, grande secondo tempo per Tavassi, che ha compiuto 2-3 interventi importanti. Lixia salta De Rosa, palla dietro. Ndedi si coordina, limite dell'area, cerca spazio in mezzo a 3. Occhio Solimene. La palla esce. Mannala, Lanna. Occhio Minucci. Mannala, bello tocco, Lanna. Alza un campanile, Minucci. Donadoni. Va nella corsa di Somma. De Rosa. Roulette anche per lui. Ne abbiamo viste almeno 3. Con le mani Falvo. Esce bene Mannala. Sempre 2-2. Col destro Donadoni. Sinistro Donadoni. Scatola. Lanna. Lanna che resiste. Lanna col destro. Occhio agli schemi. Dedi. Prova. Tavassi la tiene. Occhio Mannala che riparte. Poi rientra Solimene. Gran recupero. Lixia. Recupera scatola. Solimene. Mannala dentro. Minucci. Non controlla. Sempre 2-2. Siamo entrati nella metà della ripresa, forse anche inoltrata abbastanza. Minucci va spalla contro spalla con Falvo, una palla che diventa altissima. Falvo, poi Mele, anche De Rosa con questo piedone. Si gioca a pedate sul pallone, attenzione. Scatola, De Rosa, va. Palla nello spazio, Ndedi! Ha segnato Ndedi, 3-2. Patetico Madrid in vantaggio. Quasi, la top 0-2. Palo rete, ha segnato Scatola dal nulla. Clamoroso. Destro secco, palo gol. Va a esultare Donadoni. 3-3, partita frizzantina, come direbbe un certo tipo. Bello il gol di Scatola che ha portato al pareggio su un rimpallo arrivato col destro. Occhio perché scalo io. Falvo però non scala più. E Guarino però non calcia bene. Qui malinteso. Vedi. Lanna. Guarino. Roulette fantastica. Slalom doppio. Falvo rinvia. Rimane lì. Lanna 4-3, bucato Donadoni. 4-3, partita dove succede di tutto. Guarino col destro, Donadoni si tuffa, poi spara, ma ancora su Sergio. Lorenzo. Lanna di prima. Lanna palla dentro. Guarino al limite dell'area. Miniri su di lui, Di Somma rimpallo Donadoni. Si allarga Ndedi. Parte anche Di Somma. Donadoni lo va a cercare. Occhio, controllo, palla di là. Ndedi rientra. Due su di lui. Parte Miniri, Falvo. Scatola. Lanna. Scatola. Ancora Lanna. Guarino. Cerca un'idea. Scatola ancora.
uno lo spunto palla che viene rimpallata, sarà Donadoni che evita il corner. Di somma va, mette il pallone giù al mal mancino, due su di lui, ancora di somma, e riesce anche a tenere il pallone, palla ancora Andedi. Occhio, può succedere di tutto. Minieri spara via, Guarino di testa, Minucci, colpo di testa, palla in rete, Minucci realizza, De Rosa, fine in fondo, Manfella, Dedi contro Mile, rientra, carica il destro, lo finta, Guarino ruba il pallone, Lixia ha girato, Minucci 1-2, Guarino spara a rete, Minucci, calcio d'angolo. Lanna morbida a Minucci. E allora ancora Lixia. L'ultimo tocco è suo. Anzi no, la rimessa è per lui. Dentro, manca un minuto solo. Di somma, si coordina. Falvo, la rimescola. Non abbastanza bene, Minieri. Ancora lui, che rientro Minieri. Calcia su Donadoni. Termina, vince la formazione dei Red Bulls 5-3. Noi andiamo al capitano Mele. Capitano, è stata una partita dai due volti, molto difficile. Ve l'aspettavate un patetico comunque così arrembante? Il patetico è stato molto agguerrito, ma noi siamo dimostrati una grande squadra nel secondo tempo. All'inizio abbiamo un po' coordinato le azioni e poi nel secondo tempo siamo esplosi. Senti, ormai manca poco alla fine della regular season. Voi avete trovato Minucci come acquisto in corsa, con Guarino fanno una grandissima coppia d'attacco. Siete in chiave Europa League, potrebbe andare avanti la tua squadra anche grazie a questa coppia? Sì, il nostro scopo ormai è quello di giocare la regular season consolidando il quarto posto e andando a fare un'ipotetica buona Europa League grazie anche agli attaccanti che abbiamo. Chi ti fine la corsa scudetto? Paris Saint-Germain.